70 anni per la sezione nistena dell'Assostampa, festeggiati durante una cerimonia svoltasi domenica 22 gennaio 2017 all'interno del Museo Diocesano del Seminario Vescovile Monsignor Giovanni Speciale, durante la quale è stato presentato il libro dal titolo La stampa racconta la storia, volume che racchiude la storia del giornalismo sul territorio. Un evento moderato dalla giornalista Ivana Baiunco, svoltosi in presenza delle autorità civili, militari e religiose, che ha previsto tra gli interventi quello del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Riccardo Arena, del segretario regionale dell'Assostampa Alberto Cicero e del segretario provinciale Assostampa Alessandro Anzalone, premiati anche i giornalisti iscritti all'albo da 25 a 30 anni, da oltre 40 anni e coloro i quali hanno assunto l'incarico di direttori di testate nazionali. Nella cappella maggiore del seminario è stata poi celebrata da Monsignor Pino La Placa, vicario generale della diocesi nissena, la Santa Messa. La tradizione del giornalismo nisseno è importante anche perché ci sono grandi giornalisti che sono partiti da questa provincia e poi sono assurti alla gloria, diciamo, del giornalismo e della professione a livello nazionale. Ma l'aspetto che qui si deve ancora coltivare è quello di una professione che viene esercitata sul territorio, in località spesso difficili, in realtà territoriali che non sono così semplici come quelle delle grandi città, e quindi proprio qui c'è il sale del giornalismo, il sale della professione, e speriamo che possa continuare questa tradizione, perché io penso che questi siano soltanto i primi 70 anni dell'Associazione Siciliana della Stampa di Caltanissetta. Io sono molto contento di essere qui perché rafforza le mie radici nissene, in quanto è la città di mio padre, perché, quale lui ha tanto amato e ora riposa qui. Per me, avere legami con il mondo del giornalismo nisseno è un grandissimo piacere. Sono qui principalmente per ascoltare questa storia, che mi sembra molto gloriosa e molto ricca. La storia non è una cosa da buttare o da vivere come se fosse, diciamo, in qualche modo in una teca. La storia, l'interpretazione della storia è un pezzo del presente. Il giornalismo non è soltanto cronaca, ma è una testimonianza che è utile a fare la storia. La storia la costruiscono gli uomini e questa dimensione è connaturata, insomma, con la vita, la vicenda del giornalismo.